ragazzi. Vorrei tanto fare l'intro con questo, per ricordare i vecchi tempi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Dopo quanti mesi? Non lo so quanti cazzo di mesi siano. Benvenuti tutti quanti ragazzi in questo nuovo video. Qua è il vostro Omegozzo che vi parla. Questo possiamo anche toglierlo perché è scassato, direi. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, scusate l'assenza, sono passati tanti mesi, sono successe tante cose. Vorrei dirvi tutto quello che vorreste voi sapere, non lo so, sono stato impegnato veramente per tantissimi motivi e non ho avuto voglia di fare video per tanto tempo. E questo video l'ho fatto perché mi andava, perché avevo voglia di farlo, quindi... Sì ragazzi, sono tornato, se avete intenderla così, sono tornato. Io spero, adesso parlo seriamente, prima stavo scherzando, spero possiate anche perdonarmi per l'assenza che ho avuto, ma una persona quando affronta determinate cose ha bisogno di star sempre i fatti suoi. Quindi questo video ragazzi io l'ho portato apposta per voi. Sto scherzando, c'è Ronaldo Junior che è qui carico insieme a noi. Quindi ragazzi, vorrei dirvi veramente tante cose, però direi che Ronaldo Junior ci sta aspettando. Bene ragazzi, allora eccoci su GTA. Bentornati ancora una volta sia da parte mia che da parte di Ronaldo Junior. Spero possiate scusarci sia me sia Ronaldo Junior per la vostra assenza. Una cosa a cui ci tengo particolarmente ragazzi è, magari ditemi nei commenti se sono ancora bravo a fare i video. Più che altro una cosa mia per capire se tutto è come ve lo ricordavate prima, se tutto è come vi ricordate, insomma. Anche perché adesso partirà l'episodio, quindi man mano che vedete l'episodio, insomma, a fine video fatemi sapere. E visto che abbiamo ripreso anche a fare i video, vi dico quest'ultima cosa e poi partiamo. Vi ricordo che da adesso riprendo a salutarvi su Instagram, quindi da prossimo video in poi. Per cui ragazzi, il mio Instagram ormai penso che lo conoscete. Basta che cercate @realanthony su Instagram, commentate le foto dicendomi che volete essere salutati, mi raccomando ovviamente seguitemi e vi posso salutare tutti quanti nei prossimi video, sia io che Ronaldo Junior. E a Ronaldo Junior vorremmo dirvi tante cose, come stiamo, quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto lui, quello che ho fatto io in questi mesi di assenza, però non è questo il video adatto, ne parleremo in un altro video. Come ben sapete, purtroppo l'epidemia del Covid-19 e del coronavirus ha colpito anche Los Santos e infatti i nostri amici in questo momento stanno un attimino discutendo perché tutti quanti, compresi voi, dovremmo stare tutti quanti a casa. E se fate caso, questa è una strada piuttosto trafficata dove si va o dal Monte Cigliad o si va da altre parti, sono totalmente vuote e noi siamo andati a fare una scampagnata con le biciclette, che tecnicamente non possiamo fare perché dovremmo stare tutti a un metro di distanza. Facciamo finta che lo sia ragazzi, quindi rispettate pure voi le leggi che ci stanno dando. E Albert sta leggendo dei casi, e anche il nostro amico qui, del quale pensano che l'ospedale non ce la possa fare più perché ha troppi casi. E questo altro nostro amico si sta incazzando con Francis. Francis, vi ricordo, è il ragazzo di colore, di cui appunto dice che non dovremmo uscire, non dovremmo vederci più. E ragazzi, anch'io sono d'accordo. Però anche Albert, ragazzi, dice che c'è qualcosa che non va, perché è uscito fuori che qui c'è un laboratorio molto particolare da cui stavano testando il virus, che poi è esplosa tutta Los Santos. Infatti in tutta Los Santos ci sono ospedali pieni di persone, di malati, e la situazione è piuttosto grave. Non so cosa dirvi in prima persona, io direi di tornare tutti a casa come prima cosa e di stare a casa come appunto ci ha detto il governo e come ci hanno detto tutti. Quindi penso sia la cosa giusta da fare. Albert non è d'accordo. Oh, un tizio in bicicletta. Ecco ragazzi chi si vede, al massimo qualcuno in bicicletta, ma macchine zero, persone a piedi zero, siamo gli unici, cioè se passa la polizia qua ci arresta, e sai che novità per noi essere arrestati per la decima volta. Loro dicono che tornano a casa. Albert, visto che noi abitiamo vicini dovremmo andarcene, basta vedere quelle cose. Ecco, l'ho buttata a terra come sempre. Non ti arrabbiare, sono tutte teorie cospirazionistiche, non è vero che c'è un pazzo che ha creato il virus ragazzi. Queste sono cose che secondo me Ronaldo Junior non può, non è che non può capire, ma secondo me sono cavolate, cioè oddio non lo so. Albert, facciamo così, per evitare assembramenti particolari o strani, io vado da destra, tu vai da sinistra, cioè io vado da destra, tu vai da sinistra, tu vai da destra, io vado da sinistra, e ci vediamo vicino a casa mia, va bene? Se hai qualcosa chiamami.
Ragazzi, non lo vedendo le distanze di sicurezza, Albert mi sta dicendo, a parte che il cielo si è annuvolato tutto ad un botto, vabbè, Albert mi sta dicendo che gli è sembrato di vedere qualcosa di strano sulla montagna. Tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che lì è l'osservatorio Galileo, noi abitiamo praticamente a fianco. E ragazzi, Albert dice di aver visto qualcosa di strano. E poi era là, aveva detto che era là sopra. Che cosa potrebbe aver mai visto Albert? Oh mio Dio, ragazzi, non credo ai miei occhi. Io e Albert abbiamo praticamente trovato, oddio, dovrei stare a distanza di sicurezza, una persona in tuta antibatterica ricoperta di sangue e lasciata abbandonata qui nel cespuglio. Ma che? Albert, inizio a credere seriamente che la tua teoria non sia poi così infondata. Oddio, ragazzi, ho paura ad avvicinarmi. Ha una maschera antibatterica che è la stessa che dovremmo portare noi ed è ricoperto di sangue. Ok, forse dovremmo seriamente chiamare l'ambulanza, dovremmo chiamare qualcuno. Non è normale questa cosa. Alberto ora giustamente dice: Albert, c'era uno qua, hai sentito un altro rumore di un cespuglio? Forse dovremmo allontanarci da questa zona, ragazzi. Ma perché stiamo qui? Me lo sto chiedendo anch'io, sinceramente. Ragazzi, questo è tutto molto strano. Oddio! Oh, chi è questo? Oddio, ragazzi, un altro tizio in tuta antibatterica, che vuole? Oddio, no, Ronaldo Giulio, non toccarlo, Albert, aiutami! Aiuto! Oddio, allora questa cosa non ha senso. Chi è questo? Cosa vuole da me? Scappa, Albert, devo scappare, non devo toccarlo, anche se l'ho già toccato! Albert che gli corre dietro, e lui che corre dietro a me, ragazzi, questa è una scena che fa ridere. E va bene, colpo segreto di Ronaldo Giulio, tiè! Madò! In onore dei vecchi tempi, devo dire. Lascia stare il mio amico! Lascia stare il mio amico! Albert, picchialo! Lascia stare il mio amico! Ok, ragazzi, io penso che per difendere Albert succederà qualcosa. Vai! Picchialo! Ora che è a terra! Vai, distruggiamolo! Ok, ragazzi, non so chi sia questo, ma è ricoperto di sangue, secondo me, c'è cioè il coronavirus, secondo me. Basta, 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 basta! Lascialo, dovrebbe essere svenuto, dovrebbe essere svenuto. Ok, ragazzi, calma. Abbiamo picchiato Albert, basta, è morto. Cioè, è svenuto. Ok, no ragazzi, mi sembrava fosse rimasto indietro. Dovremmo seriamente tornare a casa perché comunque la situazione non è delle migliori. Anche se hanno detto che se dovessi avere dei contatti con qualcuno che è stato contagiato dovremmo andare all'ospedale. Tra l'altro ragazzi, non gira un cane, cioè se mi trovano vengo arrestato immediatamente. Allora, c'è qualcosa che non va, Ronaldo Junior, a parte che ti sei sporcato il braccio sinistro di sangue di quel tizio. Lo vedo un po' strano ragazzi. Ma la febbre, cosa ti prende? Ragazzi, non lo vedo per nulla bene. Forse dovremmo correre immediatamente al pronto soccorso oppure chiamare Ronaldo. Devo cercare di evitare le strade principali dove ci sono pattuglie, ci sono ragazzi pattuglie ovunque. Davvero la cosa sta andando fuori controllo, secondo me. Oh diavolo, ragazzi, come potevo immaginare, c'è un blocco di polizia, ci sono dei poliziotti, anche dei paramedici, forse. Non possiamo andare da qua, mi devo sbrigare, devo sbrigarmi, devo sbrigarmi. Fortunatamente questa strada è libera. Ragazzi, siamo arrivati al primo pronto soccorso che ho trovato, quello del Munta, non so se si chiami così. E qui c'è già un blocco del. Signor poliziotto, la prego, non ce la faccio più, mi deve aiutare. La poliziotta sta dicendo che a sinistra c'è il reparto medico e che possiamo andare lì perché non è il suo lavoro. Sì, grazie, non ce la faccio più ragazzi, mi sto sentendo davvero male, povero Ronaldo Junior. La situazione non mi piace, qui c'è già il reparto di emergenza che hanno allestito, pure un reparto fuori perché l'ospedale è pieno ragazzi di gente. Ci sono pure lì, ci sono addirittura dei giornalisti perché non ce la fanno più, dove stanno? C'è pure l'auto dei carabinieri, dovrei andare qui. Non è qui ragazzi, no, dov'è? Scusa, scusi signora agente. Voglio sapere dov'è il reparto per bambini del coronavirus? Dici dietro di noi. E di stare di lontano. Madonna mia, ragazzi, sembra che c'ho la peste, porca miseria. Ci sono addirittura delle persone che sono in quarantena che si pensi che. Qui ci sono addirittura persone in quarantena che si pensi che siano davvero male. Qui c'è una paziente nuda che si sta fumando una sigaretta. Oddio, la situazione è catastrofica. Forse è ora che entri in ospedale e chiami mio padre perché la situazione non va bene. Oh mio Dio, ragazzi, mi hanno chiamato dall'ospedale dicendo che mio figlio ha contratto il virus e sono arrivato immediatamente. Non avevo mai visto l'ospedale così pieno di dottori e medici, cioè che mi tenere distanze. Dov'è Ronaldo Junior? Figliolo, dove sei? Eccolo lì, lì, lì. Scusi, dottore, permesso? Permesso? Dottore sta riposando, ha detto che i suoi colleghi gli hanno detto di occuparsi di questo bambino e sta dicendo che non si sa il motivo che stiano stacchendo come ha fatto a contrarre il virus e lui dice che è entrato a contatto con delle persone e lui non sa niente.
Come non sa niente? Forse dovevamo chiedere attenti a Ronaldo Junior. Dice al dottore di stare tranquillo che faranno tutto il possibile. No, voi non fate tutto il possibile. Ronaldo Junior, togliti tu. Ragazzi, non avevo mai visto l'ospedale così impregnato di gente. Cioè, davvero, è scandaloso. Ronaldo Junior, ragazzi, non lo vedo per niente in forma. Ma cosa dell'FBI cosa c'entra? Mi scusi, signore. Ma lei cosa ci fa qui? Il dottore sta dicendo che non dovremmo stare qui. Sì, ma ho capito, ma è mio figlio. Dice che non gli importa niente, ma qua rischiamo di infettarci anche noi. Ma lei cosa fa qui? Ragazzi, il dottore sta dicendo che farà tutto il possibile, ma adesso deve chiederci di andare via perché i tizi del FBI devono fare delle domande a Ronaldo Junior perché dicono che hanno visto una persona strana e potrebbe aiutare il governo. Non sto capendo niente, ragazzi. Si sta guardando male, ma quanto sei brutto. Vabbè, ragazzi, non so cosa stia succedendo, ma Ronaldo Junior è in pericolo. Non so come andrà a finire. Se volete una continua di questo episodio dove magari Ronaldo scopre quello che sta succedendo a suo figlio e come, e soprattutto chi erano quei due pazzi che abbiamo incontrato, non so, fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ovviamente un bel pollicione in su. Fatemi sapere se tra l'altro mi sentite bene perché ho preso il microfono nuovo. Devo dire, ragazzi, che per questo video è tutto. Desolazione allo Santos totale, non c'è nessuno. Mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, seguitemi tutti quanti su Instagram. Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video e fatemi sapere nei commenti se siete felici che io sia tornato. E ribadisco, farò video quando posso. Per questo video è tutto, ragazzi, è stato un piacere di vedervi tutti quanti qua a Megozzo e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!